Appunto Radio, con noi quest'oggi il progetto intitolato Love Doesn't Exist per Marco Meloni, Silvano Delgado featuring Una De Rosa. Titi! Ehi là, ciao! No, mi mancavi, capito? Lo so. Ho detto, devo mettere su subito un'altra cosa perché sennò non posso andare appunto radio. Brava, infatti io stavo dicendo questo, ma tu fai dei dischi in modo tale che poi ti chiamiamo e facciamo delle interviste o perché ovvio, ha un percorso? Ovvio. Lo faccio veramente solo per questo, altrimenti non avrebbe senso. Guarda. Esatto. Ti piace il pezzo? Molto carino, assolutamente sì, ma la domanda sorge spontanea. Tu cosa ci fai in un pezzo dance? Io ci faccio che ci sto secondo me a pennello, perché avevo un po' paura all'inizio, però siccome ho collaborato con Silvano Delgado diverse volte, certo. E stavolta insomma abbiamo deciso anche di fare questa cosa per Marco Meloni, che come sai è un tronista di Uomini e Donne. Allora, siccome lui aveva questa voglia di scrivere un brano, Love Doesn't sì. Exist, l'amore non esiste, hanno scelto me come voce. Senti, e poi ho scritto anche qualche parolina un po' cattivuccia in inglese, così non si capisce. Brava, così tra le righe. Ma certo. Ascolta bene. Ok, il progetto artistico ti è piaciuto perché Silvano Delgado hai collaborato, tu ci stai benissimo in questo pezzo dance. Però raccontiamo le cose come stanno, perché c'era di mezzo un tronista, diciamoci la verità. C'era di mezzo un tronista. No, vabbè. Ma non mi tentare. Una scusa, becera. Accompagnata, eccetera, eccetera. Ma sì, però, va bene, anche questa no, è una versione. È stata veramente una bella esperienza. Marco, oltre a essere ovviamente un bellissimo ragazzo, ah. È anche un bravo DJ, sì, sì. Quindi allora la mettiamo sul professionale. Eh sì, ma dai, ma per forza, perché comunque poi ci conosciamo anche pochino, abbiamo fatto questo esordio così all'Hollywood di Milano con il brano, è stata una bella cosa. C'era Silvano che mi diceva vai, dai, parti col pezzo, io che ho fatto una presentazione di un quarto d'ora, poverino, lì era incavolato. Però poi è venuto fuori una cosa veramente bella che comunque incitava il pubblico ad urlare, è stato carino. Sì. Strano, perché Teti si deve tirar fuori le parole con la pinza proprio. Infatti, ma io che sono così timido che non parlo mai. Poveracci, quelli che aspettavano per cominciare il brano, io che parlavo a tutta volontà. E vabbè. Senti, ma allora cosa succede? Che una De Rosa svolta nella dance prossimamente? Ma magari, guarda, magari, perché guarda, mi sono divertita tantissimo, a parte la vodka, va bene. Sì. Ottima la vodka a Milano, devo dire. Uh-huh. Però vabbè, no, mi piace, mi diverto moltissimo, perché le persone comunque rispondono bene e quindi ti senti veramente lì al centro dell'attenzione. Alla fine lo so che stavano lì tutti per Marco Meloni, però insomma io mi sentivo a mio agio. Senti, io ti devo strappare una promessa, se possibile, visto e considerato che potrebbe esserci un futuro dance, tienimi in considerazione. Io vado nel tardo pomeriggio di oggi a comprare un totino fluorescente e voglio che mi coinvolgi come ballerino al tuo fianco. Ok, di lap dance ovviamente, no? Ma sicuro. Sì, con tanto di palo. Brava, perfetto, brava. Perfetto. No, vabbè, sei in forma, quindi puoi permetterti. Hai voglia. In forma tonda, dai. In forma tonda, proprio circolare, come il formaggio, uguale, sono una bella forma del formaggio. Grazie, Titi, un abbraccio forte. Ciao Paolo, un bacione. Ciao, alla prossima. Alla prossima.
and songs are only for me. You don't understand that my heart is broken. You stole my money, you crashed my car. Lover, 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 lover doesn't exist. Lover, lover doesn't exist. Di apparizione dopo Una De Rosa arriva Marco Meloni. Benvenuto Marco. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Su Punto Radio con noi per raccontare di questo progetto che ti vede insieme a Silvano Delgado. Ricordiamo, perché molti dicono, ma Marco Meloni quello lì? Sì, sì, assolutamente quello, vale a dire noto tronista di Maria De Filippi, ma non solo, altrettanto noto DJ, perché c'è anche un risvolto che nulla ha a che fare con il discorso del tronista, no? Ma diciamo che l'esperienza del tronista è stata un'esperienza limitata nel tempo. Da DJ lavoro da 12 anni, quindi i risultati adesso, grazie anche a questa unione molto bella e interessante con Silvano, sì, e Titti sta andando alla grande. Questo disco piace, lavoriamo in back to back, siamo in tour in giro per l'Italia, quindi insomma sta andando bene. Ecco, quello che si diceva era appunto il discorso di queste tue performance che sono ormai da un po' di anni a questa parte protagoniste nelle varie discoteche, ma come esperienza discografica è la tua prima in assoluto? Sì. Allora, qualche anno fa avevo fatto delle piccole altre cose senza però trovare comunque una produzione che mi desse fiducia. Insomma, sì. Poi anche l'esperienza da DJ piano piano negli anni è aumentata, di conseguenza c'è stata la possibilità, grazie all'incontro con Silvano, di produrre Love Doesn't Exist, che comunque sì, è autobiografica, perché è la fine di una mia storia d'amore, insomma, quindi ci tenevo a produrla. Infatti lo si evince anche dalla copertina, perché c'è questa lacrima, una cover, ricordiamo, realizzata con l'aerografo dall'artista Giulia Rubenni, è un po' rappresentativa di questa che è la situazione nella quale ti sei trovato, insomma, che poi ahimè non è poi così particolare, nel senso che capita a tanti di noi, sì, poveri maschi abbandonati. Esperienza che comunque nella vita ci sta, insomma, sì, il fatto di dire l'amore non esiste è assolutamente una provocazione, certo, perché penso che comunque a ciascuno di noi sia capitato almeno una volta di pensarlo, che l'amore non esistesse, perché altrimenti non avrebbe portato alla sofferenza. Però nella vita, la vita è fatta di cose belle e di cose meno belle, da magari un momento buio può nascere qualcosa come una canzone che comunque ci sta portando fortuna, insomma. Molto bene, oltretutto Una De Rosa, sì, abbiamo sentito poc'anzi, è davvero molto entusiasta. Tu come la vedi inserita la sua voce in questo progetto? Ma lei ha una voce pazzesca, l'abbiamo voluta fortemente di Silvano, ed è una, oltretutto, una donna che ha tante energie, sia vocali che a livello proprio di personalità da trasmettere, quindi siamo felici di questa collaborazione. Molto bene, noi naturalmente sappiamo che le tue performance saranno ancora numerosissime nel tempo, ma dal punto di vista invece televisivo hai qualche velleità, possibilità futuro, o è stata una parentesi aperta e chiusa? No, dal punto di vista televisivo adesso saremo il 15 di dicembre a Rai 1 per sì, Teleton con Silvano molto, e con Titti, poi faremo
ne ho ospitata dalla signora D'Urso, da, che saluto, pomeriggio da cui siamo già andati, sia pomeriggio 5. E poi insomma vediamo un attimo, in programma a marzo probabilmente la mia partecipazione a Reality Game, che è un gioco su Italia 1 al quale ho già partecipato, però comunque la mia vera passione è quella musica, quindi okay. Non voglio che mi discosti troppo da quella che è la mia strada. Non ti distogli tanto da quello che in realtà è il tuo vero mondo. Noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per questo progetto, per i prossimi. Grazie, ciao Marco, mille. Alla grazie. Prossima. Un saluto a tutti. L'amore non esiste. Così dopo Una De Rosa, dopo Marco Meloni, arriva ultimo ma non ultimo, come si dice in questi casi, Silvano Delgado. Ciao Silvano. Ciao Paolo, ciao a tutti. Poi come dice, gli ultimi saranno i primi. Bravo, no? Perché è una storia che si è sentita, mi sembra, molti anni fa, però è sempre valida, mi dicono che... che uno di quelli che ha fatto più storia degli ultimi è stato Vasco Rossi, mi sembra, no? Che ha fatto la storia, ultimo a Sanremo, fa la fine. Assolutamente sì, cioè non è detto che ultimo poi sia una situazione negativa, anzi, proprio può essere ribaltata al contrario, anche semplicemente guardando ad esempio una classifica girando il foglio, per dire. Quindi funziona anche quello. Ma Silvano in questi casi è proprio che arriva come ciliegina sulla torta, ultimo del trittico, perché vogliamo chiudere con chi insomma ha messo mano realmente a questo progetto dal punto di vista della produzione e non solo, no? Come è nata questa idea di coinvolgere anche Una De Rosa, che notoriamente non è avvezza al mondo dance? Infatti, ma Una De Rosa ormai abbiamo già un rapporto, oltre che di amicizia, certo, anche di lavoro, già da qualche anno. E non è il suo mondo, il mondo house, perché lei fa dance italiano, inglese, però non fa il mondo proprio house dei club, certo. Però il suo timbro di voce, il suo modo di cantare è perfetto per fare questo prodotto musicale. Pertanto già abbiamo già una collaborazione da diverso tempo, e poi è nato questo progetto e io naturalmente non posso altro che fidarmi a far cantare i miei brani a Una De Rosa, perché insomma con la voce che ha e il modo di cantare è stupendo. È questo, e invece questo prodotto è nato con Marco, niente, ci siamo trovati in una serata in discoteca, in un club, lavorando. Naturalmente si parlava del più del meno, no? Le solite cose. E niente, l'ho proposto, lui voleva entrare, voleva abbandonare il mondo del tronista e prendere, immergersi di più nel mondo della discografia, del DJ. Certo. E io naturalmente l'ho proposto, essendo ormai con esperienza ventennale di questo lavoro, produttore discografico, musicista e DJ, e gli ho detto l'unica cosa che può fare è fare un disco, una produzione discografica. Poi naturalmente, conoscendo Marco, una bravissima persona, un bravo ragazzo, ho detto guarda, te lo faccio io il disco, così proprio mi è venuta così la battuta, no? Quando siamo in serata, te lo faccio io il disco, lo facciamo uscire con la mia etichetta e poi vai in giro e te lo puoi suonare. E invece dopo qualche giorno mi ha chiamato e mi ha detto guarda, ma perché non lo facciamo insieme questo disco e lo andiamo a suonare insieme? E io ho preso naturalmente la palla al balzo e è venuto fuori Love Does Exist. Naturalmente la storia deriva al suo stato d'animo, perché è nata tutto
da una storia sua sentimentale con la sua ex fidanzata, e niente, è venuto fuori da questa storia che mi ha raccontato della sua ex fidanzata, è nato il titolo del brano. Davvero molto, molto interessante, ma soprattutto molto spontaneo, come del resto tante volte succede in progetti che sembra chissà quali percorsi hanno e quali strade complicate, poi molto semplicemente nascono quasi da una battuta, come tanti progetti, quasi per gioco, che poi si tramutano in grande realtà molto serie, no? Infatti, perché poi questo proprio è nato, io proprio non ci pensavo assolutamente di fare un disco, di andare sui giornali, e ora andremo prossimamente, penso prima di fine dicembre, andremo dalla D'Urso a Pomeriggio 5 a presentare il disco. Insomma, tutta questa cosa, questo lavoro che c'è stato dietro a questo disco, proprio è una cosa che non ci pensavo, perché naturalmente quando le cose non le fai a tavolino, le fai spontaneamente, nasce il prodotto, nasce il disco, e poi quel che viene dopo non si sa mai, perché sai, dischi ne facciamo tanti, però poi il risultato lo decide sempre il pubblico e la gente che lo ascolta. Beh, con anche Marco c'è la possibilità di andare a prendere un pubblico magari non avvezzo solitamente al mondo delle discoteche, no? Sfruttando quella che è anche la sua immagine. Bravo, infatti, perché alla fine a me mi conoscono più come musicista, percussionista, settoriale del mondo della notte. Lui naturalmente è un personaggio pubblico, essendo un personaggio pubblico conquista sia nonna Pina della situazione che il giovincello, la ragazzina che guarda Uomini e Donne e guarda la TV pomeridiana, nel senso che insomma è un bel abbinamento. Lui ha messo il suo personaggio, che nonostante tutto è un bravissimo DJ, perché alle volte si abbina al tronista solamente la fama di tronista, che non sanno fare niente e vanno solo perché in discoteca a lavorare, solo perché sono stati da Uomini e Donne o hanno fatto Grande Fratello. Però Marco è un buon DJ, naturalmente tutta questa storia è nata proprio perché è un bravo DJ, e io ascoltandolo ho detto, cavolo, questo ha un buon gusto musicale, poi visto la proposta che mi ha fatto non potevo che non accettare e inserirlo nel mondo dei produttori discografici. E questo è importante dirlo, non è un'operazione, diciamo, legata a un discorso d'immagine e basta, ma c'è della sostanza. Ma tu da quanti anni ti rimazzate su questi tamburi? Perché bellissimo, perché ti è piaciuta la domanda, così direi. Sì, la battuta è sempre: suoni tamburelli o ti rimazzate sui tamburi? È un classico. Ormai sono già 20 anni. Hai voglia! 20 anni, ho studiato 10 anni batteria, percussione e vibrafono. Certo. E poi naturalmente faccio l'evoluzione della specie, insomma, poi sei arrivato a produttore e quant'altro. Bravo, infatti, poi mi sono ho voluto proprio è stata una mia idea proprio di voler entrare nel mondo della notte, che ho cominciato circa 20 anni fa, 17 anni fa, a lavorare nel mondo della notte. A quel tempo portai, si può dire, la novità nel mondo dei club, le percussioni, perché era un periodo che la musica, insomma, era molto tribale, molto afro, pertanto stava bene l'inserimento delle percussioni nel club. Pertanto a quel tempo portai fuori quest'idea. Mi piaceva di più che fare musica live, perché poi vado anche oggi. Chiaro. Ad oggi vado a suonare Latin Jazz, mi capita di fare dei concerti alle volte di musica classica, però prevalentemente mi sono inserito proprio e volutamente nel mondo della dance, perché proprio mi piace questo modo di suonare, questo modo di produrre, fino a che ho aperto due etichette discografiche e ho cominciato a fare anche dischi per conto mio, in pratica. Grandioso, naturalmente a questo punto non possiamo far altro che aspettarti per il prossimo progetto e farti un in bocca al lupo per questo che ti vede insieme a Marco Meloni con il featuring di Una De Rosa. Un grande saluto a Silvano Delgado, alla prossima! Alla prossima, ciao a tutti e grazie! Ciao, grazie a te!